Ciao a tutti ragazzi da Cosa89 e bentornati sul mio canale per questo nuovissimo video. Oggi siamo qui ragazzi con un unboxing, con l'unboxing di Pokémon Y. Eccoci qui ragazzi, finalmente ho questo gioco. Mi state dicendo, ma perché non avevi nemmeno un gioco di sesta generazione? No ragazzi, ce l'avevo. Ce l'ho dal day one, che è Pokémon X. Però mi ero ripromesso, proprio mi ero ripromesso ragazzi, che avrei comprato entrambi i giochi e finalmente dopo quasi un anno dell'uscita ho preso anche il secondo Pokémon Y. L'ho trovato a poco più di 20 euro, quindi un prezzo davvero interessante per essere, diciamo, ancora l'ultimo uscito. Quindi molto bene ragazzi, andiamo con l'unboxing come se fosse appena uscito, diciamo, quindi farò vedere tutto per bene. Qui metterò a fuoco automatico, quindi se volete vedere meglio mettete in pausa, magari posso dare queste qua che sono scritte un po' più piccole. Eccoci qui, e visto il retro andiamo ad aprire. Allora, vediamo se è qui come al solito. Eccoci. Sempre bello aprire un gioco, ragazzi. Sempre bello. Ok, adesso andiamo a vedere appunto l'interno. Olè. Qui è partito tutto, ok? Quindi, meno male, c'è il tutto ok, quindi il Pokémon Y. Qui troviamo la scheda del Nintendo, quindi per il codice, immagino. Qui troviamo Pokémon X. Cos'è? Guida rapida. Ah no, per le nuove cose. Qua è per fino al 15 gennaio 2014, quindi ragazzi ormai è andato, però non mi interessa più, nel senso che non è che farò tanta roba, comunque ce l'ho in Pokémon X, quindi non mi preoccupo, ecco. Ecco, sarebbe stato un po' meglio forse comprare il gioco entro il gennaio, però ormai è troppo. Cioè, a gennaio costava ancora un sacco. Qui abbiamo le cose, quindi. E questo era il contenuto, ragazzi. Quindi vi faccio vedere un po' meglio il gioco, la tessera, la schedina, come la chiamate, non lo so. Eccola qui. Pokémon Y. In tutto il suo splendore, ragazzi. Fatemi sapere anche se volete un gameplay di questo gioco. Ovviamente, diciamo che ormai, anche se non manca proprio 2 giorni, però ormai esce Pokémon Rubino e Zaffiro Remake, intendo. Quindi non farei in tempo a fare una guida Pokémon Y. Però se mi dite che vi piacerebbe una guida Pokémon Y, magari dopo quella di Rubino Omega Zaffiro Alpha, ditemelo nei commenti se vi piace il genere, insomma, questa guida, e magari se la faccio di fretta prima del remake o dopo. Io penso che ormai dopo, perché prima non ce la faccio, però intanto me lo gioco un po' da solo perché vorrei passarmi degli starter da un gioco all'altro, quindi vedremo anche quello. Un saluto dal vostro Cuore 089, ragazzi, e al prossimo video.